Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo video, io sono Andrace, oggi siamo su American Truck Simulator, ho fatto un po' di soldi, abbiamo 198.000 euro e cosa vorrei fare? Vorrei ampliare il garage, per farlo bisogna andare a premere la G, cliccare sul garage Isolo a Los Angeles e fare aggiorna 135.000 euro, via! Comprato! E il nostro garage diventa a tre posti. Tra poco cambieremo anche camion. Da avere un pochino più di soldi. E oggi facciamo un carico vicino perché il tempo. Posso portarvi 40 minuti di viaggio. Mappa, lavoro autonomo. Allora. Deciso. Ho scelto il carico. Ho messo il camion ad H come mi avete suggerito voi in qualche commento nello scorso video e funziona bene, solo un po' complicato. Facciamo la no collision senza far danni attivamente il cambio d'H funziona qua, si fa girare a destra, praticamente funziona che il cambio ha 6 marce. Premendo questo tasto rosso qui, se rimetto la prima, rimetto la settima. E quindi ho altre 6 marce da mettere, arrivo alla dodicesima. Poi premo quest'altro tasto, rimetto la prima e metto la tredicesima fino alla diciottesima. Però noi in questo momento abbiamo solo 13 marce e quindi ci va bene così. Ecco, si inizia col rosso. E naturalmente anche per scalare, se voglio mettere la seconda e sono in decima, basta che ripremo il bottone, così ricambia selettore per tornare alle prime 6 marce e poi metto la seconda. Sembra complicato ma non è, si tratta solo di schiacciare un tasto. Naturalmente poi non è che li devi mettere prima, seconda, terza, quarta, quinta, sesta, settima. Poi io di solito faccio 2 a 2, poi dipende se il carico è pesante, se sono in salita e via dicendo. Ora andiamo a prendere il carico, vai. E poi tiri anche le crattate se non tiri bene la frizione, come avete sentito in questo caso. Siamo arrivati in azienda. Ok, prendiamo il carico. Stagira abbiamo un bel carico di pick up. Ah, non ve l'ho detto, ma il freno a mano in questo caso non lo utilizzo come freno a mano perché non lo uso mai. Lo utilizzo per ripristinare la visuale. Tac. Freno a mano qui non si usa quasi mai. Già di qua. Oh oh oh. Velo. Io non mi fa. Non mi fa uscire. C'è nessuno. Abbiamo Mix 307 davanti. Non so chi sia. Si entra in autostrada. Attenzione. Faremo a gara? Una frena. Dai, cosa freni? Dai che ne gas. Allora, questo, ragazzi, gli si dà secche, madonna se lagga. Vedete, quello succede quando laggate. Guardate il camion andrà come tira, dai. E lo sorpassa. Ora sai che vi dico, mi metto anche la tredicesima. E cruise a 110. E se arriva a destinazione. Guardate questo svincolo. Questo svincolo è enorme. Abbiamo avuto anche fortuna oggi, perché di solito quando si multiplayer è sempre buio. Quindi oggi è giorno, sono le mezzogiorno nel gioco, quindi calza a pennello.
Ora gira voce che i primi di marzo dovrebbe uscire DLC della Arizona per American Truck Simulator. Speriamo, perché la mappa è piccola e infatti il multiplayer è calato un po' di persone cui giocano. Per esempio, se voi fate in chat slash P, ci sono 822 player sul server 1. Sul server 2, prima di entrare in gioco, ho visto che c'erano di meno, un po' è calato rispetto alla prima settimana che si andava a avere i server full. Avete visto anche su Instagram qualche foto di qualche convoglio che sto facendo con dei ragazzi dell'azienda ICG, e facciamo sia su Euro Truck che American Truck. Vediamo se... no, che okay, benzina non bisogna farla, che questo camion consuma abbastanza, infatti volevo cambiare. Solo che quanti soldi siamo rimasti? 63.000, quindi nemmeno un po'. E ora, dopo, casomai finito questo viaggio, andiamo a vedere un concessionario giù. Ormai sono abituato a non giocare senza il GPS attivo, senza questo attivo, perché c'ho quello del coso, si legge i limiti e tutto. Non vedo quanto sto andando, ma c'è le lancette, il computerino di bordo. Ah, alla pesa non mi fermo. Meno male. Intanto guardiamo il nostro carico. Il nostro carico. Allora, sotto sono delle Mustang, Ford Mustang Cabrio. Sopra sono sempre i pick up della Ford. Oh, c'è un aereo che puzza il fertilizzante. Fatemi sapere se... di nuovo lì l'aereo. Fatemi sapere se volete altri video su American Truck. Sono più riportabili. Questo in mezzo. Poi non vi preoccupate, What tornerà, i video torneranno. Io sto solo mettendo ora un video a settimana della serie dei calamati inglesi, perché in questo periodo gioco solo a quello, cioè entro nel gioco solo per registrare quello, e non mi va di giocarlo What finché non mettono qualcosa di interessante o aggiustano qualcosa. Cosa dovrebbero aggiustare? Molte cose. E quindi mi dedico ai giochi di guida, che ho sempre amato. Simulazione, farming, Euro Truck, così. In futuro vorrei organizzare anche dei convogli su Euro Truck o America. Quindi scrivetemi qua sotto in quanti, anzi andate sul nostro forum, che vi lascio il link in descrizione o sul commento, e c'è la sezione di Euro Truck Simulator e American Truck Simulator. In base a quanti siamo, vediamo se riusciamo a organizzare un convoglio pomeriggio o a sera dopo cena presto, tipo verso le 9. Quindi fatemelo sapere. Anche mi avete chiesto anche del server dei Farming Simulator alcuni, e bisogna anche lì vedere quanti siamo a giocare, perché il server costa, e se lo faccio che voglio che ci entri a giocare gente, non che siamo in tre e poi dopo non vediamo nulla. Siamo, che ne so, più di 5 così, ci potrei anche pensare. Ultimamente sto passando anch'io alla fibra, quindi spero che quando lavoro di fare qualche live, e appunto se live di questo genere, di American Truck così, o anche di altri giochi, e se abbiamo anche i server di farming, si potrebbe anche streamare durante live mentre si gioca. Non sarebbe male, ho un'idea, dobbiamo vedere un po'. Cambiamo direzione. Ora andiamo a tutta tavoletta verso San Francisco. E quindi, ragazzi, nulla, tutto qui, quelli gli devo dire. Naturalmente cercate di guardare tutti i video del canale,
sia WOT e non. Infatti molti, vedo molti che conoscono WOT e giocano a WOT, che delle volte mi commentano sotto nei video di Farming, ho scritto che anche se non è WOT lo guardano con piacere, mentre alcuni insistono con WOT, WOT, WOT. Oh oh, e questo è un casello. C'è il telepass. Almeno spero, sì. 20 euro. E andiamo sul ponte a comandare. Sentite qua il ruggito dei motori. No, c'è il limite di 60. Vi faccio vedere il ponte. Andate qua. Le navi, il porto. Anzi, mi porto la visuale un po' così, come la vedete. Noi ci vuole il tonto, che poi non so dove andare. Ciò sì, vai. Andiamo, arriviamo in città così, vai. 70 km. Oh, si batte in capo. Secondo. Benvenuti a San Francisco. Oh, ora bisogna fare una curva così. Ne abbiamo uno dietro, quindi chiama e sappia guidare. Vai avanti camion. Mettiamo la freccia, retarde. E giriamo. Oh, poggiarlo. Qua dovrebbe essere qua a sinistra, più avanti, forse dopo il ponte. Infatti c'è il semaforo. Ok, siamo arrivati qua. Vediamo un po' cosa fa questa Maria. Maria qua. Ok. Qua bisogna entrare nella no position. Ok, sono entrato. Ok. Mettiamola qui. Andiamo subito avanti. Andiamo avanti. Ok. Il parcheggio è lì, quindi c'era il container, sappiamo che c'era il container, invece è distrutto lì. Quindi era un po' più spostato verso sinistra. E Andrace ce la fa. Alla prima! Tac! Ed eccolo qua, al primo tentativo. 600 km abbiamo fatto insieme. 7200 euro. Quasi livello 18, ancora non ho sbloccato tutto però. Rivenditori. Allora, io ho ora il Peterbilt, però io voglio il Kenwood. Quindi andiamo a vedere. Allora, abbiamo questo qua che è il Kenwood P900, se non erro, una W900. Voglio vedere dentro com'è. Ragazzi, dentro. Lasciate qui, scusa. Oh mio Dio, che roba spettacolare. Mi sa che prenderemo questo, mi sono innamorato. Oddio, c'è il day cab. Ah, questo è un altro modificato. Se no poi c'è questi qua lunghi. Bello. Anche okay, questo sarà 550. Vediamo che... No, sbagliato. Vediamo che il motore monta.
600, a livello 18 li sblocco un altro, quindi ci vedremo quando compriamo il camion. Arrivederci. 8% di danni. E beh ragazzi, per questo video è tutto, spero che vi sia piaciuto, noi ci vediamo al prossimo video, ciao ciao.